Mullis ha vinto il premio Nobel per aver inventato, anche se prendete con la pinza c'è abbastanza dibattito anche su questo, per aver inventato una tecnica rivoluzionaria come la PCR, una tecnica indispensabile in qualsiasi laboratorio di biologia. E tra le tante cose che ha detto nel corso della sua vita c'è anche di aver incontrato una signorina appena sbarcata dallo spazio con cui ha avuto una notte sessuale intensa e poi questa è ripartita, di aver avuto numerose conversazioni con procioni della testa fosforescente fuori dalla porta della sua casa e di essere stato rapito diverse volte dagli alieni. Speriamo che non gli abbiano messo delle sonde nel culo. Ovviamente era un abusatore ossessivo di LSD e altre sostanze, però la gente magari non lo sapeva. Insomma, non siamo tutti perfetti. No, questo per dire che anche se c'è un Nobel, non significa che tu sia esente dalle cazzate, che tu non possa dire cazzate, per appunto. Ecco, se volete mi metto un camice. Mi metto il camice così do l'impressione che qualsiasi cosa esca dalla mia bocca sia oro colato. Quando invece non è così. Se tu vuoi cercare la conferma a una tua teoria, qualsivoglia teoria, fidati che da qualche parte nel mondo anche un esimio professore, un professionista, un premio Nobel che ha detto una cagata simile a quella che stai pensando tu, c'è. È così. Puoi trovare conferma delle tue teorie se ne hai bisogno. Allora, io normalmente non amo affrontare o parlare di casi specifici di complotti. D'altronde io ci ho scritto pure un libro, questo 300 pagine, si chiama Il genio non esiste, a volte è un idiota, 300 pagine in cui racconto le idiozie dette da grandi menti come Darwin, Newton, Tesla e persino Einstein, ovviamente deridendoli, però ecco, questo per spiegarvi che alla fine tutti possono sbagliare. Però chi è che riconosce l'errore? Chi è che può dibattere su questo errore? E ovviamente se tu mi presenti una formula di astrofisica, io la guardo e questa formula è completamente sbagliata, per quel che mi riguarda, io astrofisica non l'ho studiata, e detto fra noi mi fa anche un pochetto schifo, quindi non sono in grado di dirti cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Perché dovrebbe essere diverso negli altri campi? Generalmente non parlo propriamente di complotti o di casi specifici. Il problema è che viviamo in un periodo abbastanza difficile. È difficile reperire informazioni e soprattutto internet è esploso, facendo riemergere dalla fogna una serie di personaggi che erano alla ricerca di visibilità e soprattutto noti cazzari, almeno sul web, che hanno trovato terreno fertile nelle paure delle persone e soprattutto nella curiosità ossessiva delle persone, perché oggi c'è quarantena, epidemia, è facile anche crearci un complotto. E io di recente ho sclerato, proprio sclero pesantissimo, una cosa incredibile. Io che generalmente, capito, non prendo mai niente troppo sul serio, mi rilasso, è qua proprio sclero pesante. Sono arrivato a fare una live di 2 ore e mezza in cui vedevo uno di sti video e sostanzialmente sbroccavo male, mi veniva un ictus, a un certo punto credo di essere collassato, no? Quello che mi ha fatto sbroccare malissimo è stato un video di un altro canale, notoriamente cazzaro, di ecco, il signore che gestisce questo canale è un ex fotografo di moda, ex regista, che è ovviamente la persona più indicata per raccontarci del perché sia tutto falso, ovviamente. Cioè, una persona che proprio, no, quello che è entrato nella stanza di bottoni e ha capito tutto quanto. E ho sbloccato male perché sto video, che nella retorica è perfetto, adesso parliamo anche di quello, tu se non sei un addetto ai lavori, senti quelle parole, ti lasci anche convincere, perché c'è una retorica, una serie di piccole chicche che lui ti mette qua e là, che tu sembra scientifichese, e tu dici, cazzo, questo qua sta dicendo le cose intelligenti. E poi questo video è stato stracondiviso, ha raggiunto i 3,6 milioni di visualizzazioni al momento, facendomi morire dentro malissimo ancora più del solito. E niente, il problema è che è stato condiviso da degli influencer, capisci? Qua era delicata la faccenda, perché stiamo parlando di cose delicate in un periodo di emergenza, capito? E quindi niente, ormai è troppo tardi, quel video è stato condiviso, me l'hanno condiviso 150 persone anche in famiglia, tra gli amici, e io sempre morivo un pochino più dentro. Volevo parlarvi di un concetto molto semplice, perché molto spesso per riconoscere la cazzata
la cazzata palese, non serve propriamente sapere di cosa si sta parlando. Voi potete riconoscere la cazzata a distanza di 10 km, anche se non avete idea di quale sia il tema trattato. Vi serve soltanto conoscere come funziona determinate cose, come funziona la comunità scientifica. Motivo per cui tempo fa avevo fatto quel video in cui vi raccontavo come funziona la comunità scientifica, perché mi è sempre rappresentata come, non lo so, nella testa dei complottisti, cioè una tavola rotonda con 5 scienziati così, che capito, chiamano tutto il mondo, tutti lavorano pure quei piccolissimi segreti, sanno cosa succede in tutto il mondo e quando fai qualcosa di sbagliato alzano la cornetta, ti chiamano. Beh, lì una narrazione quasi meglio della Marvel qua. Però ecco, oggi vi vorrei raccontare un paio di questi punti che sono proprio alla base per riconoscere quando vi stanno prendendo per il culo, perché questo è quando uno cerca di prenderti per il culo, e soprattutto quelli che mi hanno fatto proprio sbroccare male. Parliamo un secondo però della giustificazione che voglio dare nei confronti di tutti quelli che hanno condiviso il video. Io lo capisco perché, vi ripeto, stiamo parlando di un cazzaro di vecchia data, stiamo parlando di un complottista di vecchia data che ha avuto molto spesso a che fare con persone che lo sbugiardavano, che lo debancavano, parola che a quanto pare per lui è tipo, se tu dici debunker a lui piglia fuoco come Satana in chiesa, e quindi avendo la sua esperienza ha una dialettica, una retorica perfetta, mette le mani in avanti in una maniera perfetta. E tu, lui inizia dicendo: queste che sto per proporvi non sono mie tesi, non sono cose mie, sono cose che hanno detto altri, io mi limito a portarvi queste domande. E tu dici ok, è già questo, capito, ti fa professionalità. Inizia anche raccontandoti del fatto che lui era stato invitato a una trasmissione, era una trasmissione di quelle dove molto spesso invitano i complottisti, e del fatto che lui ha fatto un intervento lungo e glielo avevano tagliato. Però nell'intervento che fa, lui dice in pratica comunque l'Ebola era stato prodotto in laboratorio, perché stava facendo il parallelismo, no? Così come il coronavirus, anche l'Ebola è stato prodotto in laboratorio. E la sua tesi si basa su un articolo riportato dal Daily Observer, un quotidiano della Liberia, manco un giornale scientifico, un quotidiano, in cui muovevano complottiste circa la creazione in laboratorio dell'Ebola. Ovviamente non c'è nulla di scientifico in tutto ciò, e pensate a tutti gli articoli antiscientifici che vengono pubblicati anche nelle testate italiane, compreso tutti gli articoli che sono usciti in sto periodo. Per lui questa tesi è buona a prescindere. E mo parliamo anche di questo. Però in sostanza lui lamenta del fatto che il suo intervento è stato tagliato, e già qua ti fa ridere, perché io, essendo stato ospite, avendo parlato un sacco di trasmissioni e trasmissioni radiofoniche per lo più, so come funziona. C'erano delle occasioni, io ho parlato in diverse occasioni alla Zanzara di Radio 24, per dire, i miei interventi quando li registravamo duravano 20 minuti, poi in onda ne andavano 4. Ma perché? Perché mi hanno censurato? No, perché è una trasmissione, rientrano all'interno di certe tempistiche, hanno delle necessità televisive o radiofoniche in questo caso, e quindi non c'è nessun complotto, anche perché lui diceva è un complotto, cioè lui l'ha detta la sua cosa, però no, nella sua narrazione quelli erano i poteri forti, probabilmente quelli della tavola rotonda della famosa tavola rotonda del comitato scientifico, che ha alzato la cornetta, ha chiamato alla trasmissione e gli ha detto: questo qua ha detto delle cose pericolose, signori, dobbiamo assolutamente censurarlo, perché, e allora hanno tagliato la parte in cui spiega, insomma. Ha senso. Il fatto è che, come vi ripeto, se voi volete trovare una conferma a una vostra teoria scientifica strampalata, la trovate. Qualcuno che ha detto una cazzata e l'ha pure pubblicata, a volte anche su riviste scientifiche, la trovate. Ma è per quello, ripeto, che esiste la comunità scientifica. Che poi, ricordiamo, non esiste la comunità scientifica, chiamiamo in questo gergo semplicemente gli scienziati che, contribuendo al dibattito scientifico, possono partecipare al dibattito. Ma sono anche persone che sono in grado di cercare e capire gli articoli, e soprattutto che non cercano l'articolo in particolare che giustifichi, che confuti la propria teoria, ma che cercano tutti gli articoli, specialmente quelli che possono mettere in dubbio la propria teoria. Perché una teoria è vera, o meglio non è errata, fin quando si trova un'altra spiegazione che funzioni meglio. Facile andare a cercare in tutti gli articoli proprio l'unico che giustifichi la tua teoria. Dovete prendere la comunità scientifica come una libreria, una biblioteca. In questa biblioteca ci sono centinaia di migliaia di libri, che sono tutti gli articoli, gli studi, la fatica fatta da determinati scienziati per ottenere dei risultati. Quindi voi avete, non lo so, facciamo semplicemente una montagnetta di 100 libri, e di questi 100 libri un libro, e soltanto un libro, è stato reputato dagli altri autori scritto male e con nessun dato,
non degno di essere preso in considerazione. Quindi abbiamo 100 libri, uno solo, tu dici guarda questo qua però guarda, è scritto proprio col culo. Generalmente non viene pubblicato perché le riviste scientifiche, quelle importanti, non accettano articoli che non riportino dati, che non siano scritti come si deve, che non... come si deve significa che tu non mi stai dimostrando un cazzo, in pace. Però c'è una capacità da parte di queste persone di focalizzarsi. Loro eliminano i 99 libri della pila, i 99 libri con i dati, loro li eliminano e pigliano soltanto quel libricino che è stato scartato. E quello diventa la prova. Tu non puoi contrastare la cosa, non puoi dire guarda quel... cioè, è certo che hai trovato l'informazione, perché tutti hanno la libertà di... Così come tu stai dicendo le cazzate, c'è qualcun altro che l'ha detto, è ovvio. Ma, cioè, ragazzi, la storia della scienza è fatta di cazzate. Vi ripeto, Einstein ha detto cazzate. Scusate, Einstein, se no mi picchia. Per quasi 8 anni gli scienziati hanno creduto all'esistenza della poliacqua. Poi ve ne racconto nei prossimi episodi. Però è normale, è normale. La capacità di uno scienziato sta nel capire come si evolvono le cose, soprattutto in questo caso del coronavirus. Sono usciti 10.000 articoli, uno che andava in contrasto con l'altro, è stato molto difficile capire cosa stava succedendo, quindi tutti con i piedi di piombo, tutti cauti, cercavano di capire. C'è stato in un mese 400 pubblicazioni, ragazzi, una cosa pazzesca. Molti di quegli articoli sono stati ritirati, e non sono stati ritirati perché la Big Pharma o i poteri forti hanno reputato che gli articoli fossero pericolosi, quant'altro. Semplicemente perché dopo averli pubblicati in questa frenesia di pubblicazioni, ci sono resi conto che avevano scritto delle cagate. Puoi scrivere delle cagate anche se sei uno scienziato, lo ripeto per l'ennesima volta. Comunque, detto ciò e questa serie di cose, i punti in cui mi ha fatto più imbestialire in quel video sono i punti in cui dà per scontato delle cose. Cose che ovviamente, insomma, una persona che non lavora in un laboratorio di scientifico non ha mai lavorato a contatto con l'università o con le industrie, non sa. Quindi sente lui che dice... come ben sappiamo tutti noi, e tu dici, ah, beh, è vero. Ecco, la frase in particolare che mi ha fatto incazzare è stata questo articolo che ho trovato io e che mi piaceva tanto è stato ritirato. Secondo te perché è stato ritirato? Ovviamente lo sappiamo tutti, com'è facile per i poteri forti far ritirare un articolo scientifico delle università quando questo è scomodo, altrimenti si minaccia di eliminare i fondi. Qui c'è una serie di cagate messe in fila, proprio una montagnetta di merda, che poi ti crolla addosso e tu sei sporco di merda, però ormai è fatto. Allora, iniziamo dal primo punto. Un articolo è stato ritirato non perché qualcuno ha reputato scomodo l'articolo, perché l'articolo è stato reputato una cagata. Io ho degli amici a cui sono stati... i miei articoli molto spesso vengono rigettati alla prima pubblicazione perché alla rivista tipo mancano dei dati, e quindi tu torni in laboratorio e cerchi di trovare quei dati che mancano, è normale. In altri casi ancora gli articoli pubblicati vengono ritirati dopo la pubblicazione, come è successo a un amico mio, perché si è scoperto dopo che uno dei dati che aveva pubblicato aveva uno zero di troppo. E quindi cioè, era tutto sbagliato, quindi il ragionamento che c'era nell'articolo. E non perché molto spesso non si capisce come funziona la ricerca universitaria, in particolare quella universitaria. Io che ho lavorato nei laboratori universitari molto spesso, ho lavorato anche in quelli nell'azienda, vi posso dire che sono diverse, ovviamente. L'azienda fa della ricerca perché vuole trovare dei risultati da pubblicare e poi casomai far vedere quanto è bella la sua roba, quindi cerca anche nell'articolo, nonostante i dati non è che li puoi manomettere, cioè se ti esce che quella roba è 2, non è che scrivi 10 così fai il figo. Nell'articolo però è in 2, però cerchi di trovare degli aspetti positivi, per cui anche se 2 forse può essere positivo. Questo non significa che puoi vendere il prodotto, per dire, significa semplicemente stai suggerendo a degli altri ricercatori di continuare la ricerca su quel prodotto. Se il prodotto fa cagare, il ricercatore successivo che dovrebbe pubblicare il prossimo articolo se ne accorge, no, insomma, e lo scrive. Quindi c'è un controllo interno, la comunità è questa. Vi ricordo che stiamo lavorando in tutto il mondo, i laboratori in tutto il mondo, ci sono i laboratori che proprio sono completamente fuori dai nostri sistemi, eccetera, eccetera. Vabbè, i laboratori universitari sono diversi, i laboratori universitari sono veramente disorganizzati, non c'è nessun controllo da parte di nessuno. Il rettore non sa cosa fanno i professori nei laboratori nella maggior parte dei casi. I professori a fianco al tuo laboratorio, a quelli laboratori di un altro professore, non hanno idea di cosa succede negli altri laboratori, perché sono tutti in conflitto tra di loro.
bisticciandoci i fondi che sono quattro spicci che vengono dati generalmente. Magari ci fossero i soldi privati che vengono minacciati di levare. No, magari. Al massimo ci sono i fondi europei, ma i fondi europei non è che te li levano, te li danno proprio perché stai portando avanti delle ricerche di interesse europeo, ad esempio. Io ho lavorato in laboratori che facevano ricerche europee perché, che ne so, stavamo lavorando per l'arteriosclerosi, per materiali da fonti rinnovabili. E quindi vincevamo i bandi, avevamo i soldi, ma non è che quelli dicevano, no, ma se trovi qualcosa di, che è scomodo, oppure dovete andare in quella direzione, ma che sei scemo. Ma a parte tutto, questo è il punto veramente fondamentale. Quando sei in un laboratorio, tutte le idee vengono sviluppate da chi sta in laboratorio o dal professore, se quello che sta in laboratorio non vale una cippa. Molto spesso però è il contrario, cioè tipo la maggior parte dei miei studi sono stati sviluppati da me e il professore non capiva nemmeno che cosa cazzo stessi facendo io, quindi figurati che cazzo di controllo devi fare, vabbè. Quindi ci stanno molto spesso dottorandi, postdoc o ricercatori precari che nei laboratori universitari stanno portando avanti delle ricerche che molto spesso sono le loro idee, in collaborazione magari con altri laboratori, ok? Queste ricerche vengono condotte, e questa è la cosa che veramente non si riesce a far capire, nell'arco di anni. Cioè, per raggiungere un risultato, per quanto stronzo sia questo risultato, per quanto piccolo sia questo risultato, tu ti sei dovuto spaccare il culo per anni in un laboratorio di chimica, in cui, non lo so, se devi pubblicare una reazione, puoi, se sei stato fortunato puoi farla anche in 6 mesi, capiamoci. Se ti va male, 4 anni. In laboratori che conosco io, 10 anni, per dire. Se fai il laboratorio di biologia, e attenzione, se parliamo di virus, parliamo di laboratori di biologia, le ricerche vanno avanti da 10 anni, sono cose complicatissime. Quindi tu, immagina, già le ricerche costano un fottio, voi non avete idea dei costi delle ricerche nei laboratori di biologia in particolar modo. In chimica noi paghiamo tanto i prodotti, nei laboratori di biologia loro pagano tanto tutto a prescindere. L'unica cosa che più o meno costa poco è l'acqua, ma manco quella. Quindi tu immagina una ricerca portata avanti per anni e anni e anni, investendo una quantità di soldi devastante, ottenuti da fondi pubblici o fondi europei. Quindi una quantità, uno strumento può costare 400.000 euro ed è economico. Per anni e anni e anni in cui tu... E tu immagina che hai raccolto dati per pubblicare la ricerca e, non lo so, il professore riceve la telefonata da qualcuno e ti dicono: guarda, la tua ricerca non la pubblichi. Guarda, la tua ricerca non la pubblichi. Ma manco se sei Gesù Cristo che sta tornando. Ma non hai capito un cazzo. Mi devi crocifiggere tu in laboratorio. Non esiste un cazzo. Ci avranno lavorato in quella ricerca postdoc del presente e del passato, nel frattempo hanno finito il loro contratto, se ne sono andati, sono arrivati nuovi e hanno continuato la ricerca. Ci hanno lavorato un sacco di persone, ci hanno investito un sacco di soldi, di fondi. Ripeto, nessuno sa fino alla pubblicazione, perché poi quando viene pubblicato lo sanno tutti, però fino alla pubblicazione nessuno sa che cosa sta succedendo nei laboratori. E tu, ma sei impazzito? Se succedesse una cosa del genere, cioè, tu non hai idea. Ma tu, veramente, questo è non sapere assolutamente cosa succede in un laboratorio. Ma andatevi a fare un giro in laboratorio, fatemi sapere se andate in università e dite a un professore: oh, da oggi questo laboratorio chiude, o la tua ricerca non può essere pubblica. Vedi che cosa vi dice. Se vi fa uscire vivo. Però no, nella narrazione dei complottisti generalmente c'è tutto semplice, è come un fumetto, capito? C'è proprio, c'è un signore che siede sopra la piramide che chiama e tu devi chiudere con le lacrime e devi stare zitto perché sennò ti scoprono. Non lo so. Quindi no, assolutamente no, non c'è questa roba, no. Questo è quello che succede nei laboratori europei in cui ho lavorato. Potete immaginare cosa succede nei laboratori in Iran, in Egitto, in Cina, in Giappone, in Corea, in Africa. Ci sono laboratori in tutto il mondo, ma immaginate. Per di più, e chiudo, in futuro voglio fare degli altri video, non sui complotti perché mi sono rotto i coglioni, mi sto veramente prendendo l'ebola a parlare di ste cose. Voglio fare degli altri video in cui vi racconto, ad esempio nel caso del coronavirus, sì, in effetti è un po' caotico questo video, faccio i miei soliti voli pindarici, no? Vi voglio ricordare di non lasciarvi stupire dai paroloni. Ripeto, quel personaggio di cui sto parlando aveva una retorica perfetta perché ha avuto a che fare nel corso degli anni con un sacco di persone che hanno cercato ovviamente di debancarlo usando dei dati, quindi lui ha imparato delle parolone. In questo caso, ad esempio, utilizzava molto spesso bioingegnerizzato, il virus, il nuovo virus è stato bioingegnerizzato, e tu dici: che parolone, che cosa si sogna? Bioingegnerizzato è una cosa losca, cioè significa proprio che c'è stato, non so, una cosa cattiva. Bioingegnerizzato
significa che è stato semplicemente modificato in un laboratorio, una cosa che è normalissima. E tra l'altro modificare virus in laboratorio lo stiamo facendo praticamente in tutto il mondo da un sacco di anni, e non per crearci delle armi batteriologiche, ma per studiare, per modificare altri organismi, e in alcuni casi addirittura per uccidere i batteri e crearci delle armi antibatteriche che non siano antibiotici, ad esempio, che possono essere dannosi. Quindi, insomma, ovviamente non si esclude il fatto che in futuro qualche stronzo possa bioingegnerizzare, dato che piace sta parola, un virus per utilizzarlo contro la popolazione. Non sarebbe intelligente, perché non puoi contenerlo, quindi inevitabilmente ti ritorna in casa e quindi sei un coglione, però... Però ecco, non si può escludere, tant'è che dopo ci sono state una serie di emergenze, gli stati hanno fatto una serie di considerazioni precauzionali e hanno, diciamo, iniziato a prevedere per profilassi una serie di scenari apocalittici in cui un virus o un'arma batteriologica o un o gli zombie o gli orsi con le braccia di metallo venissero rilasciate in patria per distruggere tutto. Quindi gli stati, molti stati hanno fatto degli studi per insomma dire, nel caso in cui dovesse avvenire un'emergenza del genere, speriamo di no, noi abbiamo dei protocolli da attuare, e se ci sono delle condizioni che non sono quelle ma sono simili, noi abbiamo dei protocolli da attuare. Arrivano gli alieni sulla Terra, è già stato previsto cosa dovrebbero fare, non significa che ci sono gli alieni sulla Terra, è semplicemente, a meno che non siate un premio Nobel, in quel caso ci sono anche gli alieni sulla Terra. Si è capito niente di questo video? No, così ci diamo anche un tono. Non abbiamo bisogno di spiegazioni tanto. Basta dire che è un complotto. A noi basta così. Tanto poi dici, noi non sappiamo cosa sta succedendo. Sappiamo solo che succede. E non ce lo dicono. Hanno inventato il vaccino e non ce lo dicono. Fanno cose e non ce lo dicono. Non ci dicono proprio niente. Ma la sanno una cosa almeno sti.